Arriva puntuale il ministro e vice premier Luigi Di Maio all'Aquila. L'occasione è la consegna di 5 ambulanze alle ASL abruzzesi, donate grazie al taglio degli stipendi dei consiglieri regionali pentastellati. Ben 700.000 euro risparmiati. Ma l'occasione è stata anche utile per ufficializzare la nomina del sottosegretario Vito Crimi, ha detto Di Maio, alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma in Italia. Da domani, ha annunciato Luigi Di Maio rispondendo alle domande dei cronisti, tutte le questioni che riguardano l'Aquila, come la restituzione delle tasse sospese a seguito del sisma e la nomina dei titolari degli uffici speciali, saranno sulla scrivania di Vito Crimi. I 5 Stelle sono lanciatissimi anche alle regionali, con la candidata presidente Sara Marcozzi. C'erano anche i consiglieri. Siamo convinti che non staremo più all'opposizione, ha detto Domenico Pettinari. Smart Giassi ha detto: il Movimento 5 Stelle rispetta i patti elettorali. E Di Maio per noi è un amico. Stiamo vedendo la sua azione di ministro e siamo soddisfattissimi. Bisogna rivedere tutto. Tutto quello che ci ha detto e che non sta funzionando sarà sulla scrivania del sottosegretario Crimi da domani mattina. Dovremo essere in grado nei prossimi mesi di scrivere tutte le procedure, le norme per far sì che veramente la ricostruzione si possa completare senza problemi per le imprese, senza sofferenze sociali e senza problemi per gli enti pubblici. Sicuramente il nemico numero uno è la burocrazia e sicuramente quando parlo di burocrazia parlo di una serie di leggi che si stratificano negli anni e che si sono create in tutti questi anni per rendere un inferno la vita dei cittadini. Quindi io sono dell'idea che serve il buon senso.